provato a cacciare mercoledì nei modi più assurdi che mi sono venuti in mente. Ma ho esagerato un pochino. Lei ha sbattuto la testa ed è svenuta. Ehi! Guardala, guardala. Non ci posso credere. Continua a vivere in casa mia. Ma poi io lo so che lei è Ninna, ma ormai è convinta di essere mercoledì della famiglia Adams. Non so più che cosa fare. Sinceramente sono giunto a una conclusione. Lo so che vi sembrerà assurdo, ma ho intenzione di cacciare Ninna mercoledì fuori di casa. Mi dispiace mercoledì, la tua fine è arrivata. Adesso però andiamocene via, va. Oh, allora, aspetta. Oh, cosa sta facendo? Ehi! No! Se mercoledì non va via di casa, sarò direttamente io a portarla fuori di casa. Ehi, mercoledì, come stai? Tutto bene? No. Ok, me lo immaginavo. C'è una bellissima mostra, l'ho trovata sul telefono prima. Guarda. Che cosa c'è? Hanno appena fatto un incidente. Oh mio Dio! Vabbè, stavo dicendo, c'è una bellissima mostra di uccelli morti. Che ne dici di andarla a vedere? Qui vicino casa. Ok. Ok, andiamo. Non ti preoccupare, mercoledì. Sarà una gita molto divertente. Come quella volta quando sono andata al cimitero? Siamo quasi arrivati. Ti piace la mia guida spericolata? No, guidi come mio nonno. Oh, ok. Vabbè, sempre meglio andare piano, perché chi va piano va sano e va lontano. L'hai allacciata la cintura, vero? No, amo il pericolo. Vabbè, per fortuna, un minuto e siamo arrivati. Che ne dici di cantare una bella canzone per la nostra gita? Ok. Amo i ragnetti, amo i pipistrelli, amo i coccodrilli. Ma no, una più felice, tipo jingle bell, jingle bell, jingle all the way. Ok, siamo arrivati. Perché non scendi? Io non vedo nessuna mostra di uccelli morti qua. Ma no, è dietro il cancello. Coraggio, vieni, dai, andiamo. Ho detto di venire, siamo arrivati. Ecco, inizio già a vedere l'entrata. Andiamo, dai. Momento di entrare in azione. Il navigatore mi ha detto che era esattamente qui. Qui di morto c'è solo la natura. Beh, può darsi. Aspetta, riprendo il telefono e torno, così riprendo il navigatore. Fregata. Ciao mercoledì. Adesso io me ne vado a casa e finalmente tu sarai solo un lontano ricordo. Ciao. Mercoledì, mercoledì cara, resterai solamente un lontano ricordo. Il posto in cui l'ho abbandonata è a più di 20 minuti di distanza da casa nostra. Ciò significa che per lei è letteralmente impossibile raggiungermi adesso. E poi ovviamente non ha le chiavi di casa, quindi è fregata. Casa, dolce casa, non sentite già i colori, l'assenza di quel vestito nero che è esattamente davanti ai miei occhi? Ciao Matti, come va? No, 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 ditemi che non è vero! Questo è un incubo! Non so più che cosa fare. Io pensavo che il mio piano avrebbe funzionato, ma a quanto pare nemmeno portarla fuori di casa la farà andare via da me. Devo essere più crudele, devo ragionare, devo pensare a un modo. Oh sì, ce l'ho! Se io non posso portare via mercoledì, sarà lei ad andarsene da sola, con degli scherzetti molto crudeli. Allontanati! Oh, dai, tocca a questi signori! Oh oh! Mercoledì! Oh, mercoledì! Ehi, svegliati! Questo è del sangue, ovviamente del sangue finto. E visto che mercoledì adora tutte queste cose spaventose, creerò una scia di sangue che attirerà Ninna mercoledì in un posto speciale. Avete capito dove sto andando, vero? Esatto, nel balcone. Ecco qui, una scia di sangue che porterà direttamente nel balcone. E indovinate che cosa farò quando mercoledì andrà qui fuori? Mm.
quindi adesso è fuori. Mercoledì, preparati a stare fuori per un po'. Aspetta, ma dov'è? Io! Ehi, ehi, fammi uscire! Anzi, fammi entrare! Oh, non ci credo, mi ha fregato anche questa volta, ma come fa? Non rientrerò mai più in casa. Mercoledì della famiglia Adams è la persona più crudele del mondo. Lasciate un mi piace e iscrivetevi al canale per il povero Matti. E soprattutto, se volete anche voi che Ninna torni normale, quella di una volta. Sono dovuti venire i pompieri a salvarmi nel balcone, ma ti rendi conto? Tu sei pazza, tu sei fuori di testa, guarda come sono conciato! Non ti sei buttato dal balcone? No, ma che cosa dici? I pompieri con la scala mi hanno preso e mi hanno portato sotto! Peccato. Peccato, ti vorrei ricordare che questa è casa mia e mi stai facendo vivere il giorno più brutto della mia vita! Voi penserete che io mi arrenderò? Questa è la mia casa e non permetterò mai a nessuno di viverci dentro senza il mio permesso. Ho in mente un'altra strategia, state tranquilli, e farà davvero schifo. Proverò a riempire tutto il bagno pieno di cacca finta, così quando Ninna Mercoledì entrerà, rimarrà chiusa dentro in questo schifoso bagno. E l'ultima la mettiamo anche sulla maniglia della porta. Ninna non vorrà mai vivere in una casa col bagno così sporco, anzi Mercoledì. Quindi bagno schifoso uguale Mercoledì fuori di casa, ce l'ho fatta. Ma tu, oltre ai film horror, hai mai visto qualcos'altro nella tua vita? I film dove dissezionano gli animali. Che schifo! Vado in bagno. Ma dissezionare non vuol dire tagliare? Sta andando in bagno, sta andando in bagno. Ok, e voilà! Mercoledì, ti aspettano tante belle ore in bagno, pieno di cacca puzzolette. Ok. Come ok? Non vuoi uscire? No. Vabbè, sì, certo. Ne riparleremo tra qualche ora. Mercoledì? Mercoledì? Oh no, probabilmente è svenuta a causa della puzza. Adesso ciò che mi resta da fare è aprire la porta, prendere Mercoledì che è svenuta e lasciarla fuori dalla mia casa. Speriamo di riuscirci. Non sei svenuta? Non ti fa schifo la cacca quindi? Oh no! Mi hai sporcato di cacca? Mi hai sporcato di cacca? È quello che ti meriti. Io pensavo che il mio piano funzionasse e adesso mi ritrovo della cacca in faccia! Io odio Mercoledì! Io credo proprio che continuando così non riuscirò mai e poi mai a cacciare Mercoledì. Però ho ancora un tentativo, una cosa che non vi aspetterete. Non devo fare le cose cattive, devo fare delle cose super dolci. Se io tratterò Mercoledì come la mia fidanzata, lei inizierà a dire che schifo e quindi se ne andrà di casa perché lei odia le cose dolci. È il mio ultimo tentativo, auguratemi buona fortuna. Devo chiederti scusa. Non voglio più farti cose cattive. Voglio starti abbracciato per tutto il giorno. Togliti? No. Togliti? No, no, abbracciami. Che schifo. Perché? Non mi devi toccare. Ma io ti amo. Tu sei Ninna, l'amore mio della mia vita. Ti stai allontanando da me? Io sono Mercoledì. Ok, va bene. Mi devo lavare con il fuoco ora. Ehi, amore mio della mia vita Mercoledì. Ti ho portato... Sto dormendo. Svegliati, perché ti ho portato questi. Prendili. No. Sono dei bellissimi fiori. Io tocco solo crisantemi. Sono i fiori della morte. Oh, vabbè, questi ti piaceranno sicuramente. Annusali. 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 Vai, vai. Allontanami. Vai, vai, tocca questi fiori. Oh, oh. Mercoledì. Oh, Mercoledì. Ehi. Svegliati! Ho sbattuto sulla colonna, non doveva succedere questo! Mercoledì! Ninna! Ehi, ascoltami! Oh no, scusami, non volevo... Amo il dolore. Credo di aver fatto malissimo a Mercoledì, anche se lei non lo ammette. Oh no, Mercoledì, ti è uscito anche il livido. Ma...
aspetta un attimo, ma tu non avevi sbattuto dietro la testa? Posso far uscire i lividi dove voglio. Oh, va bene, ma ti fa tanto male. No, ma cosa fai? Non toccarti! Non toccarti! No! Ma non ti fa male la testa? Io amo il dolore. Per farmi perdonare ti ho portato questo. Un regalino, non volevo farti male, scusami. E Ninna e Matti, la sfida contro il tempo, lo conosci? Sì. Praticamente quella sei tu, anche se non vuoi ammetterlo. L'hai lanciato via. Adesso me l'hai anche rotto. Me lo devi andare a ricomprare in libreria. Oppure su Amazon. No. Aia! Mercoledì!